Avete presente quelle giornate in cui ti senti proprio carico e hai voglia di spaccare il mondo? Io non ce l'ho presente. In questo momento tutto sento fuorché quella sensazione. Mi sono svegliato presto e mi sono svegliato stanco. Quindi lanciamo la sigla e andiamo a goderci le prime clip della seconda tappa del Trofeo Motardo. Martinelli, sicuramente ve lo ricorderete, io ho avuto l'onore di seguirlo, che era ancora un ragazzino, ora praticamente è alto quanto me ed ha imparato ad andare in moto, che è un missile. Pronostico per la giornata di oggi? Alberto, sarà difficile da superare, da confrontarci, però dai, ci proverò. Sì, perché Alberto va molto molto veloce, comunque vedo che sportivamente sei cresciuto tantissimo. Alice, fai ciao ciao a tutti i ragazzi di YouTube, ciao! Molto bene, tutta infilata, direi che siamo pronti a cominciare con le libere. Pista è praticamente asciutta, ma è un po' alta, quindi ancora si scivola un pochino. Soprattutto l'anteriore oggi va via. Oggi ricordo che si corre in reverse, abbiamo il rettilineo in fondo che è lunghissimo, quindi Farana, essendo leggero, prende tantissimo piede rispetto a me. Tuttavia sono solo 8 decimi. 8 decimi che forse riesco a limare da qualche parte. Cercherò di studiare un attimino l'andatura, perché il reverse è un pochino che non la faccio sinceramente. Nei primi giri ho fatto anche fatica a muovermi. Adesso prepariamoci, entriamo per fare le qualifiche 1, sperando di far bene per il piazzamento in gara. Eccolo qua, il buon Alberto Sicolo, ormai lo conoscete in tanti, era un po' che non venivi in uno dei video. Ciao ragazzi. Abbiamo intervistato prima, dietro le quinte, che girava in pista, Ale Martinelli, che ormai sportivamente è cresciuto. Ti ricordi all'inizio com'era, lasciava il gas dopo la curva 1? È cresciuto, passi... ragazzi! È cresciuto, è diventato veramente tanto veloce. Merda. Quindi qua è area di sfida. Io volevo sapere adesso il pronostico per la giornata di oggi, viste le condizioni della pista anche. Facciamo piangere anche il padre. Il padre di Ale Martinelli. Forse. Abbiamo qui Walter Martinelli. Come forse? Proprio in questa giornata, 8 marzo. Ma Alberto ci diceva, per il pronostico di oggi, che a San Martello abbiamo bisogno di far piangere sia il figlio che il padre. Diamo un messaggio ad Alberto, insomma, dai. Auguri a tutte le mamme. Raga, a proposito, tutte le foto, tutte le clip della giornata, il fatto che quant'altro, oltre ai reel, soprattutto quelli più simpatici, li troverete sul mio profilo Instagram che vi lascio qua sotto, quindi seguitemi anche su Instagram.
questa volta nelle qualifiche sono riuscito a guadagnare 2 decimi in più rispetto a Farana, anziché 8 decimi, infatti adesso sono a soli 6 decimi, e la pista è molto alta e in alcuni punti un po' scivolosa, quindi quando forzo in curva, anche cercando di stare il più bilanciato possibile, però mi saltella tanto in uscita e allunga tanto in frenata. Ora non ci resta che lanciarci nella super foil. Le parti più difficili sono l'uscita di curva dopo la chicane, perché in reversa è veramente da panico, tutto in piega, gas pieno ed è difficile, e poi in fondo a rettilineo c'è una staccata spaventosa seguita da un tornante dove proprio bisogna tornare indietro col circuito, quindi è veramente molto difficile, però incrociamo le dita, dai, 8 decimi, cerchiamo di fare meglio che possiamo. Giro di ricognizione, tutto è pronto. Oggi sarà veramente difficile perché si corre in reverse. Ora, la differenza qual è? Che quando corriamo nel senso normale, cioè antiorario, la parte finale del curvone prima della chicane va fatta tutta in fase di rallentamento, quindi la parte utile del rettilineo è molto più corta. Oggi invece in reverse cosa succede? Che la parte della chicane si trova prima del curvone, quindi tutta la parte del curvone verrà fatta in piena accelerazione fino alla parte finale del rettilineo. E qui Farana sarà molto più avvantaggiata, perché tenere il gas aperto per più tempo, visto il peso ridotto, gli darà un sacco di vantaggio. Con le mani, ciao ciao! Guarda come si allontana il rettilineo! Cioè, pesa come uno scoiattolo, come faccio a stargli dietro? Ma purtroppo in questa situazione è veramente impossibile stargli dietro, quindi cercherò di fare il meglio che posso per accumulare più punti utili per il campionato. Oggi sorpassarlo in queste condizioni è veramente un'impresa impossibile. Non riesco a prendere abbastanza margine per superarlo, però riesco a stargli un po' dietro. La situazione attualmente sembra invariata, quindi direi che la cosa migliore è quella di lasciarvi le immagini on board fino alla bandiera a scacchi, e magari i puristi apprezzeranno.
Secondo posto, la Super Pole è una gara da fare tutta a fuoco, 8 giri senza esclusione di colpi. Tuttavia non è ancora detta l'ultima parola, perché ci aspettano ancora gara 1 e gara 2 ed il tempo sembra voler cambiare un pochettino. L'unica cosa che posso fare attualmente è sperare in un miracolo, perché se per caso dovesse venire a piovere le cose cambierebbero completamente. Come ormai tutti ben sappiamo, sul bagnato sono molto più forte. Il vantaggio del peso viene completamente annullato, le carte si rimescolano e conta tantissimo la bravura. Bisogna dosare il gas in modo millimetrico e guidare la moto con una precisione maniacale. Quindi, in attesa di vedere quello che succederà, restiamo connessi perché scopriremo tutto quanto nel prossimo video, dove si correrà gara 1.